insomma, i primi protagonisti, poi sai che spesso no, l'unione in questi momenti qua, quindi parlo società, giocatori, devono trovare tutti quei pretesti, secondo me, per far sì di far quadrato, come si suol dire, no? Quindi evitare qualsiasi comportamento stupido per quanto riguarda magari anche i calciatori, roba, contestazioni che magari no, in questo momento non hanno senso, e magari supportare qualcosina di più, e anzi, cercare di motivare, ecco, fargli sentire supporto anche dall'esterno, nel senso, perché nel senso, i calciatori vanno in campo, ma il pubblico fuori comunque ha comunque la propria, incide parecchio, direi, soprattutto insomma, in queste partite qua. Spesso nei playoff vince la squadra, non la squadra più forte, ma la squadra che sbaglia meno e che ci arriva con uno stato psicofisico migliore. No, infatti guarda, è un po', nel senso, da un lato meglio forse una sconfitta in una partita, tra virgolette, che poteva centrare meno, no? Quindi può essere sicuramente di stimolo per poter fare la prossima partita dove sai che hai qualcosa in più per riscattare magari la partita precedente. Tu prima dicevi che conta molto, molto la testa, sarà un playoff diverso, più un nuovo campionato, un altro campionato. Oltre all'Avellino ci sono anche altre squadre molto blasonate, il Cesena, il Padova, la Reggiana. Insomma, non Sì. sarà un'impresa facile. No, si trovano, come dicevo prima, si trovano tutte squadre che per un motivo o per l'altro potrebbero essere degne di centrare la Serie B. Massima convinzione dei propri mezzi, autostima alta e grande umiltà nel curare proprio ogni minimo dettaglio, perché partite del genere non ti puoi permettere neanche un 10 secondi di rilassamento. Cosa ha significato per te giocare quell'anno in Irpinia? Beh, per me è stata, tra l'altro, dopo è stata un'annata sicuramente molto positiva ed emozionante. E poi anche durante la notte era un continuo prepararsi per farsi trovare pronti nel miglior modo possibile. Quindi ti assicuro che in questo momento, se quello che è stato fatto fino adesso non conta più, è già un privilegio poter giocare queste partite. Un'ultima domanda, se dovessi dire qualcosa agli attuali protagonisti di quest'Avellino, cosa gli diresti? Vendete cara la pelle, nel senso, fatevi trovare pronti, nel senso, coraggio, coraggio, proprio autostima a mille. E come dicevo prima, è grande umiltà, perché questi sono un po' gli ingredienti determinanti, e vivere ogni pallone non con ansia, ma con determinazione, come fosse l'ultimo pallone della tua vita.